Benvenuti a tutti. Allora, do il benvenuto a nome dell'Associazione Trentini del Mondo a questo particolarissimo appuntamento e abbiamo ospite graditissimo, diciamo, il Trentino nel Mondo che è arrivato più lontano di tutti, perché vabbè, c'è stata Samantha Cristoforetti, che sapete è nata a Milano, però le sue origini sono in Val di Sole, a Malé, che è stata per 200, fra il novembre del 2014 e il giugno del 2015 per 200 giorni in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale, quindi sicuramente la Trentina del Mondo che si è spostata di parecchio dai confini provinciali. Però oggi noi andremo ancora oltre, perché raggiungeremo Marte, non ovviamente fisicamente, ma attraverso il racconto della persona che ha avuto l'onore, il piacere, la responsabilità di guidare sul pianeta rosso. A proposito, la camicia che sto indossando per questo collegamento è proprio in omaggio alla nostra meta di oggi, il pianeta rosso, e quindi ho pensato di adeguarmi indossando questa camicia. Nessuna nostalgia garibaldina, ovviamente. E quindi raggiungeremo Marte, non fisicamente, però Paolo Bellutta è stato quello che ha guidato i rover, che sono questi attrezzi, questi macchinari, poi li definirà lui bene, insomma, queste macchine semoventi che hanno raccolto nel corso di diverse spedizioni molte informazioni sul pianeta rosso. Esplorazioni su Marte, l'interesse per il Marte è iniziato già negli anni 60. Stati Uniti e Unione Sovietica hanno cominciato prima con solo delle sonde, con successi e insuccessi. E il primo vero grande successo è stato nel 1975, quando il Viking ha raggiunto appunto il suolo di Marte. E questo, cito il Viking nel 75 perché poi ha anche un aggancio, un riferimento con il nostro ospite. Poi nel 96 c'è stato il primo rover, la prima macchinetta, il primo robot arrivato fisicamente su Marte, si chiamava Sojourner. E poi nel 2003 Spirit e Opportunity, e qua entra in gioco proprio Paolo Bellutta, che li ha comandati. Nel 2011 è stata la volta di un altro rover che si chiamava Curiosity, sempre sotto la guida di Paolo Bellutta. E adesso appunto il tema è tornato di grandissima attualità, perché penso che tutti sappiate che il 18 febbraio è arrivato appunto a destinazione su Marte Mars 2020, questo è il nome della spedizione, della missione, ed è atterrato su Marte Perseverance, che è il nuovo rover. La missione è iniziata il 30 luglio del 2020 con il lancio da Cape Canaveral ed è arrivato appunto su Marte il 18 febbraio del 2021. Quindi il tema è tornato di grandissima attualità per questo motivo, quindi c'è grande interesse per Marte, anche perché questo rover sta inviando una serie di informazioni e di immagini molto molto interessanti e di cose assolutamente inedite. E Paolo Bellutta non è coinvolto in questa specifica missione, però ovviamente la sua esperienza, la sua competenza in materia è unica, e quindi lo ringraziamo anche della sua presenza perché ci racconterà tantissime cose, tantissimi aspetti relativi alla spedizione, questa, le precedenti, e sul pianeta Marte. Perché siamo arrivati a questa iniziativa? Devo, a nome dell'associazione, ringraziare proprio il Circolo Trentino di Toronto, che attraverso la sua newsletter quindicinale, nella sua edizione del 25 febbraio, ha riportato proprio la notizia che Perseverance era arrivata su Marte, e che dietro comunque tutte le esplorazioni su Marte c'era un trentino, questo Paolo Bellutta, e nella newsletter riportava anche il link ad un'intervista pubblicata su un sito della NASA in cui Paolo Bellutta raccontava un po' di sé, della sua esperienza e delle missioni su Marte. Comunque, come dire, quindi grazie al Circolo Trentino di Toronto, in particolare Ivo Finotti, che cura la newsletter. Un po' alla volta ci stiamo avvicinando all'avvio vero e proprio di questa diretta. Siamo veramente in tantissimi, stiamo raggiungendo il limite consentito da Zoom per essere connessi. E tra l'altro vedo nomi, volti, località, che ancora una volta testimoniano che questa iniziativa è apprezzata in tutto il mondo. Si va dal Belgio all'Uruguay, dal Brasile al Canada, e ho notato che c'è anche fra i partecipanti, graditissimo ospite, il vescovo emerito di Trento, Monsignor Luigi Bressan, al quale rivolgiamo
un caloroso saluto, e quindi parleremo del creato in questo caso in maniera un po' più ampia rispetto solo al pianeta Terra, quindi grazie della sua presenza. Siete veramente in tanti, questo ovviamente ci fa enormemente piacere. Questo però, come dire, complica un po' l'aspetto organizzativo, nel senso che non possiamo prevedere di dare la parola a tutti. Infatti, nell'organizzare questa iniziativa con lo staff dell'associazione, e in questo caso ringrazio in particolar modo Rosanna e Michela, che dalla sede della Trentini nel Mondo stanno facendo la regia di questa iniziativa, abbiamo deciso di aprire comunque la possibilità a chi segue questa diretta di partecipare, di fare delle domande, di porre delle questioni, delle curiosità a Paolo Bellutta, e questo lo si può fare attraverso la chat, sia la chat di Zoom, sia attraverso la chat del canale YouTube dell'associazione, sul quale questa diretta viene anche in contemporanea trasmessa. Quindi se volete fare delle domande, potete già cominciare a farle. Ci sarà appunto Michela in sede che le raccoglierà e poi me le trasmetterà, me le riferirà per poterle poi io porre direttamente a Paolo Bellutta. Una considerazione prima di partire definitivamente con questa diretta: stiamo parlando di distanze enormi, perché come dire, per arrivare su Marte Perseverance ha impiegato 203 giorni, ha percorso 471 milioni di chilometri, e quindi insomma stiamo parlando di distanze assolutamente enormi, però si dice che il mondo è piccolo, ed è veramente piccolo il mondo. Perché? Perché la Trentini nel Mondo, che ha sede dal 2008 in Via Malfatti 21, occupa gli spazi nei quali ha lavorato presso uno studio di ingegneria Paolo Bellutta. Quindi c'è un legame che, come dire, torna a galla. E poi, siccome sempre il mondo è piccolo, da Rovereto è partita una notizia che è arrivata a Toronto ed è rimbalzata poi in redazione alla Trentini del Mondo, perché io devo portare a Paolo Bellutta i saluti di un signore che si chiama, è detto Rino, ma il soprannome è Zefferino Girardelli, che era un suo coinquilino, già abitavano nello stesso condominio in via Firmian a Rovereto, e Rino ha detto che Paolo era un ragazzino molto sveglio, e quindi possiamo dare sicuramente merito a Rino di averci visto giusto, perché era veramente un ragazzino sveglio, se da Rovereto, dopo diverse tappe, è arrivato fino in California ed è arrivato fino su Marte. E, tra l'altro, Paolo Bellutta detiene questo particolarissimo record di percorrenza su Marte, perché lui ha guidato i diversi rover per un totale di 17 chilometri, una distanza che sembra, come dire, banale, ma poi lui ci spiegherà che invece 17 chilometri in una realtà come quella marziana è veramente una dimensione marziana, nel senso che per percorrerli non è come salire, come entrare in autostrada a Trento Sud e uscire a Rovereto Nord, insomma, questo per completare l'introduzione. Quindi mi scuso di questa lunga introduzione, che è servita anche però per ragioni tecniche, per dare l'opportunità alla regia di ammettere tutti i vari partecipanti, quindi penso che ci siamo tutti. A questo punto io do il benvenuto a Paolo Bellutta e gli do la parola. Buonasera, buongiorno, non so dove siete tutti quanti e quale sia il vostro fuso orario, per cui mi riferirò al fuso orario di Perseverance. Perseverance in questo momento è la tarda serata della giornata 29, per cui mi riferirò a sera. Iniziamo un pochettino a vedere innanzitutto dove sono. Allora, share screen, iniziamo da qua. Allora, io lavoro al Jet Propulsion Laboratory, che è uno dei 12 centri di ricerca di NASA, e come vedete io sono in California, praticamente nella zona nord di Los Angeles. E il laboratorio porta circa, adesso lo chiamiamo lo schermo e andiamo a vedere qua.
Il laboratorio occupa circa fra i 5 e le 6.000 persone. E, come vedete, siamo in una zona abbastanza desertica ed è un ammasso piuttosto variegato di vari edifici. L'edificio dove lavoro io di solito sui rompere è questo edificio qua. E da questo edificio controlliamo le varie missioni, le varie sonde che abbiamo intorno per il sistema solare. Questo laboratorio qua, il JPL, si occupa solo di missioni robotiche, quindi senza personale a bordo. Io in particolare sono arrivato al laboratorio nel 99, nell'estate del 99, e ho iniziato a lavorare su rover terrestri per il Dipartimento della Difesa. Poi però nel 2004 ho avuto la fortuna di essere assunto come nel gruppo che lavorava sui primi rover marziani. Parliamo un pochettino allora. Io ho lavorato praticamente, ho speso quasi metà della mia carriera su Marte. Allora vediamo un pochettino di parlare di Marte. Questa è una visione un po' schematica delle orbite. Quella in azzurro è quella terrestre, quella rossa è di Marte. E qua è dove in questo momento è la Terra, fra il resto siamo all'equinozio di primavera, quindi equinozio della primavera per la gente che è nell'emisfero settentrionale. E Marte invece è più o meno qua in questo momento. Alcune cose da notare, vedete che ovviamente l'orbita di Marte è un bel po' più grande rispetto a quella terrestre, quindi la distanza fra Marte e il Sole è di parecchio superiore, e poi vedete che è più ovale rispetto a quella terrestre. E questo ci porta un pochettino a parlare delle caratteristiche, se volete, del pianeta. Marte è più piccolo della Terra, circa metà rispetto alla Terra, però ha un'area, una superficie da esplorare che è grande più o meno come la Terra. E quindi c'è veramente un sacco da esplorare, un sacco di cose da vedere. Al momento attuale noi raggiungiamo solo delle zone attorno all'equatore. E lo vediamo fra un attimo perché. Essendo più piccolo ha meno massa, quindi il campo gravitazionale, la forza di gravità che c'è su Marte è circa un terzo rispetto a quello che c'è sulla Terra. Quindi quando noi dobbiamo fare degli esperimenti per replicare delle situazioni che ci sono su Marte, questo è abbastanza complicato. Marte è ricoperto di un'atmosfera molto, molto sottile, è circa un centesimo rispetto a quella terrestre, quindi non è che fornisca molto effetto cappotto di mantenere le temperature durante il giorno e la notte. Però l'atmosfera è sufficientemente densa che ci crea problemi nel momento in cui arrivi su Marte. Devi per forza rallentare prima di poter entrare nel campo gravitazionale marziano e poter così sbarcare. Marte non ha un campo magnetico come quello terrestre, e questo, a parte il fatto che quindi non puoi utilizzare una bussola per capire dov'è il nord, però riusciamo in un qualche altro modo a determinare dove è il nord, e il campo magnetico terrestre ha il grosso vantaggio che ci scherma dalle radiazioni cosmiche, principalmente da quelle che arrivano dal Sole. E quindi siamo costretti a utilizzare tecnologie, soprattutto dell'elettronica molto particolare,
che permette a queste macchine di sopravvivere per così tanto tempo alle radiazioni. Parlavo prima della temperatura. La temperatura e la gamma di temperatura di Marte sono piuttosto notevoli, c'è cioè un'escursione piuttosto notevole, e una torrida giornata estiva arrivi forse a 0 gradi. Ma di notte puoi arrivare giù anche a meno 90 gradi tranquillamente, quindi ci sono degli sbalzi di temperatura enormi. Questo crea ovviamente dei problemi con degli strumenti meccanici e quindi siamo costretti a riscaldare i veicoli, tutti i vari attuatori per poterli azionare. Nonostante il film The Martian abbia fatto vedere che ci sono dei venti sostenuti, ed è vero, ci sono dei venti che arrivano anche fino a 400 km all'ora, dato che l'atmosfera è così rarefatta, se voi foste su Marte sentireste una leggera brezza, di certo non quello che avete visto nel film. Il pianeta ruota su se stesso e quindi c'è un'alternanza del giorno e delle notte, e l'alternanza è un po' più lunga rispetto a quella terrestre. La giornata marziana, che chiamiamo Sol, dura circa 40 minuti di più, e quindi all'inizio delle missioni su Marte, delle missioni che inviamo sulla superficie di Marte, noi seguiamo quello che viene chiamato l'orario marziano, in cui vai a lavorare ogni giorno 40 minuti più tardi. Quando siamo arrivati con Curiosity, io la prima giornata suppone che iniziamo a lavorare alle 8, il giorno dopo iniziamo alle 8:40 e poi via discorrendo. Mi è arrivato anche mi è capitato di iniziare a lavorare anche verso le 2 di notte. La cosa è molto bella perché non c'è traffico, perlomeno c'è meno traffico del solito sulle autostrade qua a Los Angeles, e non trovi, non hai problemi a trovare parcheggio, però trovare qualcosa da mangiare verso le 4 di mattina può essere un pochettino problema al laboratorio. L'anno marziano, dato che l'orbita è più grande, un anno marziano dura circa 2 anni terrestri circa. Quindi la distanza fra la Terra e Marte cambia durante il tempo. La distanza fra Terra e Marte è così grande che i segnali radio fra Marte e la Terra ci impiegano un minimo di 5 minuti, che possono impiegarsi anche fino a una ventina di minuti per arrivare da noi. Vi ho fatto vedere in lontananza l'edificio dove principalmente comandiamo le varie sonde. Questo è l'edificio 264. I laboratori, per un motivo che non mi è ben noto, non hanno nome, hanno un numero, però non è che sono messi in ordine così, per zona, sono a casaccio, quindi l'edificio 264 è vicino al 161, è vicino al 125, quindi per sapere dove devi andare, all'inizio andavo intorno con la mappa, e ancora dopo 22 anni di lavoro al laboratorio, quando devo raggiungere degli edifici o dei laboratori dove non sono mai stato, devo andare a consultare la mappa. All'interno di questo edificio ci sono uffici normali. Questo qua è l'ufficio dove ci siamo riuniti quando Curiosity era sbarcata, per determinare il punto di sbarco su Marte. Altre sale dove invece vengono ricevuti i dati che vengono inviati dal rover,
Questa è la sala dove vengono ricevuti i dati di Curiosity, e penso adesso Perseverance. La macchina è così complicata, tale per cui non c'è una persona sola che è esperta in tutti gli aspetti del veicolo, ci sono persone che sono specializzate come queste, che si occupano solo di un certo tipo di telecamere. C'è gente che si occupa del controllo dell'assetto del veicolo per verificare che l'assetto, che il veicolo sia orientato correttamente rispetto alla terra. C'è gente che si occupa invece del software di bordo e via discorrendo. Tutte persone che sono esperte solo di un singolo elemento del rover. Quindi quando vengono ricevuti i dati, il rover, questo gruppo di persone controllano che tutto quanto abbia funzionato correttamente durante l'attività e poi vengono riferite a una persona, la quale dopo viene e fa un rapporto dello stato di salute del veicolo in questa sala, dove invece ci riunivamo per decidere le attività della giornata. Come dicevo, la distanza fra Terra e Marte è così grande, tale per cui non è possibile fare un comando interattivo delle varie attività. Quindi quello che noi facciamo è ci riuniamo fra noi dalla parte ingegneristica, assieme agli scienziati, principalmente geologi, chimici, biologi, per cercare di determinare le attività da fare durante una giornata marziana. Vengono proposte le varie attività, le attività hanno associato alcuni costi, in particolare sono tre tipi di costi: uno è la durata di tempo che ci impiegano a essere eseguite. La seconda è quanta energia queste attività portano via e la terza è quanti dati generano. I risultati vengono registrati su memoria di massa a bordo del rover, una memoria di massa abbastanza simile alle chiavette USB che utilizziamo più o meno tutti. E quindi c'è una capacità limitata di immagazzinamento dei dati. In più, questi dati dopo devono essere trasmessi dal rover verso la Terra e quindi dipende da quanti dati riusciamo a scaricare da Marte per ciascuna giornata. Quindi di comune accordo fra scienziati e noi ingegneri cerchiamo di dettagliare quali sono le possibili attività durante una giornata marziana. Una volta che abbiamo raccolto tutte queste attività, andiamo e dettagliamo esattamente, quindi scriviamo praticamente dei programmi, una lista di cose da fare per il rover. Tutte queste liste, questo elenco di attività vengono poi inviate al rover tutte in una sola volta e il rover analizza i comandi che sono stati inviati, verifica che non ci siano stati errori di trasmissione, verifica che noi non abbiamo commesso errori, cosa che è successa in passato, e poi esegue in totale autonomia queste attività. Quindi, quando noi inviamo comandi al veicolo, non è che inviamo solo le attività da fare, ma inviamo anche comandi che dicano al rover su come fare a controllare le proprie attività. Quindi, per verificare che effettivamente le condizioni in cui il rover si trova siano a posto. Questo è l'edificio 200, sempre parte di notte.
Questo invece, sempre di notte, è l'edificio dove vengono progettati i vari veicoli. I veicoli vengono progettati da noi, da ingegneri meccanici, elettronici, i quali poi vengono costruiti in altre zone del laboratorio. Alcuni degli strumenti che ci sono a bordo dei nostri rover non sono costruiti da noi, sono costruiti da varie aziende o da varie università, e dopo noi li integriamo assieme sul veicolo. Come dicevo, siamo un campus piuttosto enorme. Noi abbiamo il nostro servizio di pompieri, perché sono in grado di gestire tutti gli elementi chimici, i vari laboratori chimici che abbiamo a JPL, i quali possono contenere anche materiale tossico, quindi abbiamo del personale specializzato. Ogni tanto abbiamo anche dei visitatori strani. Noi siamo al confine, diciamo così, nord della zona metropolitana di Los Angeles, a parte i cerbiatti che vengono praticamente tutti i giorni a mangiare la nostra erbetta. Abbiamo avuto anche orsi, serpenti a sonagli, procioni e altri animali. Questo è un altro animale, questo qua sono io. Alla stazione dove si comandano, una delle stazioni dove si comandano i rover in particolare. Questa è la stazione dove si preparano i comandi per il rover Curiosity, che è ancora attivo su Marte. No, questo è un altro mio collega, Jeff, che sta utilizzando altri strumenti software, in particolare il simulatore che ci permette di verificare i comandi che inviamo al rover eseguono quello che è la nostra intenzione. In questo caso è di percorrere questo tratto in avanti e poi girare a destra. Vediamo un po'. Soprattutto all'inizio della missione, abbiamo sempre un sacco di giornalisti che vengono a vedere quello che stiamo facendo. Noi ci divertiamo anche con poco, ogni tanto ci facciamo delle magliette piuttosto divertenti. Questa qua era per ricordare il tipo di ruote che abbiamo utilizzato su Curiosity. Prima è stato menzionato i vari rover che abbiamo inviato su Marte. Allora, questo qua è una replica fedele di Sojourner, è arrivato il 4 luglio del 97 su Marte. Questo qua è un veicolo che era dimostrativo, quindi non ha percorso tanta strada, ha percorso circa un centinaio di metri sulla superficie di Marte, però ha fatto venire voglia di fare qualcosa di meglio. Quindi il 4 gennaio del 2004 Spirit è atterrato a Gusev Crater, e 20 giorni dopo una replica identica a questa, Opportunity, è arrivata a Meridiani Plano. E questo è un veicolo, diciamo, mentre questo è più o meno come una scatola da scarpe, questo qua è, diciamo, come circa 1,5 metro di lunghezza e 1,5 metro di larghezza. Questa invece è una replica esatta di Curiosity, e diciamo grossolanamente anche una replica come dimensioni di Perseverance. Questo qua sono io non sono una pertica, però Curiosity e Perseverance, questo gruppo di telecamere, è circa alto 2,5 metri ed è largo circa 3 metri e profondo circa 3 metri.
Abbiamo avuto anche dei visitatori illustri quando hanno ritirato lo shuttle, l'ultimo shuttle è stato poi portato a un museo qua a Los Angeles, potete visitare, è stato portato a dorso di un 747 e fra le varie zone dove cioè, ha sorvolato quando è arrivato qua a Los Angeles, ha sorvolato anche il laboratorio, sono preso la macchina fotografica e ho fatto questa fotografia. Quando Curiosity è sbarcato su Marte, come dicevo, ci divertiamo con poco noi. Abbiamo fatto una lotteria per cercare di indovinare dove sarebbe sbarcata. Curiosity diciamo, il punto di sbarco era stato determinato con una precisione di una decina di chilometri, per cui non sapevamo esattamente dove all'interno di questa zona qua, più o meno questa zona qua, sarebbe sbarcato. E quindi le varie persone hanno così indicato, segnando la loro firma, dove sarebbe sbarcato. Noi siamo arrivati più o meno qua, in questa zona qua, e quindi c'era stato Ray Harbison che aveva vinto, diciamo, questa lotteria. Un'altra cosa interessante, soprattutto per noi italiani, è che su Curiosity c'è un microchip dove sono stati registrati alcuni disegni di Leonardo, in quanto ricordano molto alcuni componenti di del rover Curiosity, il suo braccio, come il rover è installato all'interno della capsula che è arrivata fino alla superficie di Marte. Il laboratorio inoltre gestisce quella che viene chiamata la rete dello spazio profondo, la Deep Space Network. Sono tre stazioni, una vicino, relativamente vicino, circa 3 ore di macchina da Los Angeles, e un'altra stazione vicino a Madrid in Spagna e un'altra vicino a Canberra in Australia. Sono disposte più o meno vicino all'equatore e a una distanza di circa 120 gradi di longitudine, perché in questa maniera abbiamo sempre almeno una delle stazioni che ha in vista ciascuna delle nostre sonde. Questa rete viene gestita dal laboratorio e viene gestita all'interno di questa stanza. E questa stanza quindi riceve i dati da tutte le sonde, non solo di JPL, ma anche altre sonde NASA e anche altre sonde di altre nazioni. E poi i dati vengono smistati ai vari server a seconda delle varie missioni. Altre cose valose che abbiamo al laboratorio, c'è quello che chiamiamo il Mars Yard, il giardino di Marte. È semplicemente una zona che abbiamo lasciato incolta e che è preparata per poter verificare le attività dei rover prima di inviare su Marte. Quindi quando noi vogliamo fare degli esperimenti per vedere quali sono le capacità di ciascuno dei nostri veicoli, possiamo portare le nostre repliche in questa zona per verificare come, ad esempio, riescono a gestirsi questo gruppo di ostacoli, oppure, ad esempio, come si comportano su terreno in pendenza, terreno sabbioso, roccioso o terreno a pendenze estreme. Altre cose che magari vi faccio vedere, questo è un poster che è appeso nell'edificio 264 dove tutte le persone che hanno contribuito
durante la fase di progettazione o nella fase di controllo della missione hanno messo la loro firma, la mia firma orrenda qua in cima. Poi vediamo un po' se ci sono altre cose. Ah sì, qua. Beh, prima vi faccio vedere questo. Questo è il gruppo di persone che all'inizio della missione di Curiosity era preposta al controllo del rover, al movimento del rover e al movimento del braccio. Poi, qua negli Stati Uniti, non so se in Italia si può fare, uno può comprarsi la targa personalizzata, per cui io ho preso questa qua per indicare appunto che sono un guidatore di rover. Poi qua avrei alcune fotografie particolari legate a Marte, però volevo vedere magari se c'erano già alcune domande. Sì, ci sono ovviamente già alcune domande. La prima chiede una, Andrew, chiede di sapere qual è stata la tua carriera professionale, quindi dalla laurea fino allo sbarco, per usare un termine spaziale, fino ad arrivare alla NASA. Quindi è curioso, vorrebbe conoscere il tuo percorso professionale. Dunque, dopo i corsi di studi, ho iniziato a lavorare a Trento. Prima ho iniziato a lavorare a quello che a suo tempo si chiamava Cooperativa Delta e adesso si chiama Delta Informatica, è un'azienda che esiste ancora a Trento. Poi sono passato a un'azienda che anche questa esiste ancora, è sempre a Trento. Engine Soft, l'azienda dove che occupava gli uffici dove adesso c'è da Trentino nel mondo lì a Trento. Adesso è diventata una grossa azienda con diverse filiali intorno per il mondo, qua negli Stati Uniti. E poi sono passato a lavorare a quello che a suo tempo si chiamava IRST, l'Istituto di Ricerca Scientifica e Tecnologica, adesso si chiama Fondazione Bruno Kessler, esiste ancora. E da quel momento ho iniziato a occuparmi di sistemi di visione automatica, quindi di cercare di interpretare le immagini e cercare di capire che cosa c'era nelle varie immagini. A quel tempo era per applicazioni di robot all'interno di edifici. Poi nel 92 ho deciso di intraprendere una carriera qua negli Stati Uniti, dapprima lavorando per alcune aziende che lavoravano in campo medicale. Ho lavorato per un'università a Portland, Oregon, dove mi occupavo di applicare tecnologie di elaborazione di immagini alla dermatologia. Poi sono passato a lavorare in campo di laboratori clinici, quindi cercare di fare analisi del sangue e di altri liquidi corporei per fare un'analisi automatica di questi. E poi in campo farmaceutico, in cui sempre la tecnologia di elaborazione di immagine si è applicata allo sviluppo di farmaci. E poi nell'estate del 98 ho trovato, anzi nell'autunno del 98 ho trovato un annuncio del laboratorio che volevano assumere del personale e io così senza tanto sperarci ho inviato il mio curriculum e un quarto d'ora dopo mi hanno richiamato e mi hanno invitato a venire a visitare il laboratorio. E poi nell'estate del 99, alla fine, ho iniziato a lavorare. All'inizio lavoravo
progetti coinvolgenti il Dipartimento della Difesa e poi ho iniziato a lavorare nel 2004 su missioni su Marte. Ho tampinato Mark, questa persona qua, tutti i giorni, capelli, tutti, quindi... giorni tutti i giorni, fino a quando alla fine mi hanno assunto e hanno deciso di darmi un posto di lavoro su Marte. Va bene, è curioso il fatto che la persona che hai tampinato, come hai detto tu, abbia barba e capelli rossi, probabilmente radici irlandesi, ma visto che si parla di Marte c'è sempre anche qua un collegamento. Prima di no, passare... veramente è di origine italiana, si chiama Mark Maimone, è di origine italiana. Va bene, prima di passare alla prossima domanda, ti chiedo una cortesia, perché io nell'introduzione ho parlato dell'attuale rover che c'è su Marte, pronunciandolo in maniera assolutamente diversa da come l'hai pronunciato tu dopo. Quindi mi dici come si pronuncia esattamente il rover attualmente in funzione su Marte? Perseverance. Perseverance, ok. Allora, una domanda che riguarda proprio Perseverance, che dice questo, sono due domande legate ai suoni. Una viene da Joe, che dice non c'è atmosfera su Marte, si diceva già all'inizio, e come quella che c'è sulla Terra, e quindi com'è possibile che registri dei suoni se non c'è, come dire, l'aria attraverso la quale propagarsi? E sempre a proposito di suoni, Silvana chiede questo riguardo ai suoni. Dopo il primissimo suono marziano, cioè il vento, c'è stato un rumore preoccupante durante lo spostamento di come hai detto tu prima. Sembra sia un rumore del tutto normale per la superficie marziana, per cui dovrebbe esserci anche in futuro ogni volta che si sposta? Questi veicoli sono decisamente molto rumorosi. Le ruote sono di alluminio e quindi non è come quando guidi un'automobile qua sulla Terra, dove i pneumatici, essendo di gomma, assorbono il rumore che fanno. Quando si muovono lo senti, fanno abbastanza rumore. Riguardo all'uso del microfono e dei suoni, su Marte c'è un'atmosfera, è molto rarefatta, però c'è. I suoni si propagano in questa atmosfera, quindi riesci a sentire i suoni. Se tu potessi stare senza una tuta spaziale su Marte, riusciresti a sentire i rumori. Una domanda che viene da due bambini di 7 e 5 anni, Giovanni e Luca, che chiedono quanto tempo fa hanno cominciato a costruire Perseverance. Dunque, hanno iniziato a progettarla più o meno 2014-2015, è stato quando hanno iniziato a pensare a quella missione, e ci impieghi diverso tempo per farlo. Ancora sulla costruzione, una domanda che viene da Giuliana e integrata da uno che viene da Samuel. Dice, dove vengono costruiti fisicamente i rover? E tutte le parti sono prodotte localmente, quindi lì in zona, lì in California? E allora, la maggior parte dei componenti vengono costruiti da noi. Allora, la progettazione è fatta interamente da noi, ma la costruzione anche è fatta da noi, però ci sono alcuni componenti che magari hanno bisogno di macchinari particolari, per cui è più economico farli realizzare da varie aziende. Per cui siamo in contatto con aziende non solo negli Stati Uniti, ma anche intorno per il mondo, che ci realizzano i vari componenti su nostre specifiche. Prima di passare alla prossima domanda, un aggiornamento per dire che abbiamo raggiunto, come si diceva all'inizio, come speravamo, il numero massimo di partecipanti attraverso la diretta Zoom, quindi siamo 100 persone collegate e una ventina stanno seguendo anche su Facebook, quindi diciamo un grande successo dal punto di vista dell'interesse. E riferisco anche dei saluti che arrivano da Andrea Ettore Bernagozzi, dall'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. In questo sì. Che conosci? Sì, conosco.
Benissimo, quindi siamo seguiti anche oltre i confini provinciali. Altra domanda che viene da Bruna. Cosa ti piace di più del lavoro presso il laboratorio, presso il JPL? Di certo la cosa che mi piace di più è che non è che c'è una giornata tipo, ogni giornata ho un problema diverso da risolvere. La seconda parte, che è legata alla prima, se vuoi, è che spesso e volentieri i problemi che mi tocca risolvere non sono problemi di cui puoi trovare la soluzione sui libri. Di certo sì, mi metto a fare delle ricerche su Google per cercare di capire alcuni aspetti del mio problema, però dopo bisogna star lì e aguzzare proprio ingegno e utilizzare tutte le conoscenze che ho immagazzinato in quasi 40 anni di carriera e cercare di trovare una soluzione al problema specifico che mi si presenta. Un'altra domanda legata proprio all'attività. Roberta chiede, gli esperimenti sono tutti programmati fino alla fine del progetto, della missione? E lavorate anche durante la notte marziana? Allora, no, di solito quello che noi facciamo è programmare l'attività di una giornata. Adesso per Perseverance è quello che facciamo. Per Curiosity invece, in cui abbiamo terminato la missione primaria i primi 2 anni, ma di solito questo viene fatto solo per i primi 3 mesi, adesso lavoriamo seguendo un orario terrestre, quindi noi andiamo a lavorare la mattina non prima delle 6 e andiamo avanti non più tardi delle 10 o le 11 di sera. E prepariamo le attività per di solito una giornata o 2 giornate marziane, tranne quando invece programmiamo le attività per il fine settimana, nel quale prepariamo le attività per le 3 giornate del fine settimana, quindi per il venerdì, sabato e la domenica. Quindi noi non lavoriamo più durante il fine settimana e non lavoriamo più durante la notte. Ci sono altri momenti in cui prepariamo le attività per più tempo, quando ci sono ad esempio delle festività qua sulla Terra, quindi ad esempio a Natale o al Thanksgiving, oppure alla festa del 4 di luglio, oppure c'è un altro momento in cui, come dicevo all'inizio, Marte e la Terra viaggiano su orbite diverse, quindi a velocità diverse. E quindi c'è un momento in cui la Terra e Marte sono in punti diametralmente opposti rispetto al Sole e quindi la trasmissione fra la Terra e Marte è impedita dal fatto che c'è il Sole in mezzo, quindi non riesce a trasmettere segnali e a ricevere le risposte. Questo periodo dura circa 3 settimane e succede circa una volta ogni 26 mesi e questo periodo viene chiamato conjunction, congiunzione, e quando siamo in congiunzione noi forniamo le attività da eseguire per il rover per queste 3 settimane e quindi diciamo così siamo in vacanza forzata per 3 settimane. Bene, con questa chiacchierata hai risposto anche alla domanda che aveva fatto Davide, che voleva sapere quanto dura una giornata di lavoro, quindi l'hai appena descritta poco fa. E un'altra domanda molto tecnica che dice, che viene da Carlos, dal Brasile, le batterie dureranno quanto tempo? Lui dice, penso che dopo si caricano attraverso l'energia solare, quindi per quanto tempo si potrà percorrere Marte con questo sistema? Allora, lì Spirit Opportunity avevano dei pannelli solari che ricaricavano le batterie che c'erano a bordo da circa 20 ampere hour per i rover.
Invece Curiosity e Perseverance hanno dei generatori a radioisotopi sul sedere. E questo generatore fornisce, quando è nuovo, circa 110 watt per ora e quindi non è sufficiente per fare certe attività. Quindi abbiamo a disposizione degli accumulatori, mi pare che questo Perseverance e Curiosity siano due batterie da 20 ampere ora, quindi 40 ampere ora in totale, quindi più o meno come quello di una piccola utilitaria che c'è qua sulla Terra. E, queste sono batterie a litio e quindi durano decisamente molto di più rispetto a una tipica batteria da automobile al piombo. Finora, allora, diciamo, le batterie che avevamo su Spirit Opportunity, in particolare Opportunity, che è durata 15 anni, erano in ottimo stato anche dopo 14 anni di utilizzo, erano ancora utilizzabili all'80% delle capacità. Quindi, se devo essere sincero, credo che la limitazione non sarà la batteria, ma sarà la quantità di energia che fornirà il generatore a radioisotopi. Un'altra domanda che riprende un tema che avevi toccato all'inizio del nostro collegamento. Chiedono quanto tempo ci vuole perché il rover riceva le istruzioni che partono dalla Terra. Allora, quando noi trasmettiamo i comandi, li mandiamo direttamente al rover e quindi dipende un po' dalla distanza fra la Terra e Marte. Come dicevo, un minimo di 5 minuti e un massimo di una ventina di minuti. E non ho controllato di recente, ma penso che al momento attuale siamo a circa 15 minuti di tempo di distanza fra Marte e la Terra. Quindi si impiega circa un quarto d'ora per ricevere i dati. Il ritornare i dati dal rover è una cosa un pochettino più complicata e di solito quello che facciamo è istruiamo il rover a inviare i dati alle varie sonde orbitanti che abbiamo attorno a Marte, ce ne sono diverse e queste sonde orbitanti hanno a disposizione delle antenne molto più grandi e dei pannelli solari più grandi, quindi hanno a disposizione più energia per trasmettere il segnale fra Marte e la Terra. Quindi, diciamo così, inviamo i dati sull'orbiter e poi questi vengono restituiti sulla Terra. E quindi può andare via anche diverse ore prima che i dati vengano ricevuti qua sulla Terra. Una domanda in tempo reale perché è proprio arrivata in questo momento. Davide chiede se attraverso i rover è possibile capire se c'è stata vita su Marte. Credo che sia uno degli obiettivi principali di questa missione, se non sbaglio. Sì, allora, Spirit Opportunity e Curiosity non avevano a disposizione strumenti per vedere se ci fosse stata su Marte o se c'è su Marte vita in forma microscopica. Chiaramente, avendo delle telecamere, se avessimo incontrato, che so io, della vegetazione o degli animali, li avremmo visti, quindi vita in forma macroscopica li avremmo visti, però niente per quanto riguarda forma di vita microscopica. Perseverance invece avrà a disposizione degli strumenti sul braccio robotico che dovrebbero permettere di rilevare la presenza, presente o in passato, di forme di vita microscopica. Staremo a vedere. Adesso non è una domanda, è così un aggiornamento che prende spunto da una tua risposta, che dice che Luca, che era almeno di 5 anni, che aveva chiesto quando si era iniziato a costruire Perseverance. E dice che è contento di sapere che è un suo fratellino perché sono dei coscritti, sono nati nello stesso Lui magari ha l'età giusta anche per magari
diventare astronauta e arrivare anche su Marte. Mi sembra un buon augurio. E se tu hai la stessa lungimiranza di Rino, che aveva visto in te un ragazzino molto sveglio, probabilmente per Luca la carriera astronautica è già segnata. E, come dicevo all'inizio, noi abbiamo contattato Paolo Bellutta prendendo spunto dalla notizia riportata anche sulla newsletter del Circo Trentino di Toronto. E quando l'abbiamo rintracciato e contattato via email, ci si diceva appunto che eravamo interessati a fare un'intervista con lui che sarà pubblicata nel prossimo numero della rivista Trentini del Mondo. E si diceva appunto che fa un lavoro che è diventato famoso, insomma, che è famoso. E lui ha risposto che non è famoso, fa solo un lavoro molto strano. E quindi magari poi su questo lavoro strano torneremo un po' nel dettaglio. Ma abbiamo usato famoso, rivolgendosi, contattandolo per la prima volta, perché Paolo Bellutta era stato ospite della trasmissione televisiva sul canale Focus TV. La diretta appunto che raccontava lo sbarco, l'arrivo insomma su Marte di questa nuova missione, e lui era stato ospite in diretta di quella trasmissione lì. E un suo filmato, un suo contributo filmato registrato è stato trasmesso anche durante lo speciale che il TG1 ha dedicato allo stesso argomento. E poco prima di iniziare la diretta, Paolo ci raccontava che in quella notte ha seguito e raccontato quanto stava avvenendo in collegamento con una serie di scuole medie e superiori italiane da Novi Ligure a Napoli e Milano. Quindi la fama comunque c'era. E un lavoro strano, ecco, puoi raccontarci qualcosa, qualche ricordo, qualche aneddoto su questo tuo lavoro strano? Sì, allora io ho raccolto alcune fotografie che sono cose che penso siano abbastanza carine. Allora, su Marte abbiamo trovato un meteorite con il rover Opportunity. Di cui vedete la fotografia qua in basso. Una cosa che hanno realizzato in collaborazione con un istituto di design qua vicino a Pasadena, loro hanno una stampante 3D a colori. Questa stampante 3D combina una stampante a colori che stampa su carta e poi ciascun strato a colori viene incollato su quello inferiore e un laser rimuove, ritaglia ciascuno strato. E quindi noi abbiamo ripreso delle immagini tridimensionali di questo meteorite e poi abbiamo ricostruito una riproduzione più fedele possibile. Di questa roccia, quindi questa qua è praticamente in dimensioni ridotte la replica di questo meteorite che abbiamo trovato su Marte. Secondo me è una cosa abbastanza interessante. Poi dicevo che noi ci divertiamo con l'occo. Questa è una fotografia anche ripresa da Opportunity. Intanto che ti muovi, succedono delle cose molto strane. Qua c'è qua sulla destra c'è una roccia che doveva essere presente in questa zona, che però è semplicemente una di queste rocce qua che è stata divelta da una delle ruote. E la parte divertente è che ci riferiamo a questa roccia qua come Jelly Donut, cioè una ciambella con dentro la marmellata per il suo aspetto. Un'altra fotografia che ho raccolto, così tanto per darvi un'idea, questo è il percorso che Opportunity ha fatto nel corso della sua missione. Noi siamo sbarcati qua in un cratere e tutto questo è il percorso che abbiamo fatto fino ad arrivare qua dove siamo, dove
questo momento è il rover più o meno in questa zona qua dove ho il cursore io. Tanto per darvi un'idea, questo percorso è circa 45 chilometri e questo è un cratere di 22 chilometri di diametro. Ah, poi tu mi hai suggerito alcune fotografie da includere in questa presentazione, ce ne sono alcune che sono molto particolari, a cui sono molto legato. Questa in particolare è una zona dove ci siamo temporaneamente incagliati con il rover. Questa è praticamente una duna di sabbia la cui composizione è leggermente diversa dalle altre dune di sabbia che vedete qua in distanza e come vedete il terreno che viene scavato sottostante è particolare e non forniva per niente trazione. E la prima duna dove ci siamo incagliati di questo tipo gli abbiamo assegnato un nome molto particolare, l'abbiamo chiamata Purgatorio, per cui ogni duna di questo tipo qua viene chiamata Purgatoide. In quest'anno dove si festeggiano i 700 anni di Dante Alighieri, il purgatorio ci sta, insomma, tra l'altro. Esatto, ecco. Spesso mi viene chiesto come io definisco Marte e io lo definisco desolato perché ovviamente non c'è forma di vita, fino adesso non abbiamo trovato nessuna forma di vita, però nello stesso tempo lo trovo affascinante. Quando mi trovo di fronte a un paesaggio di questo genere, c'è un mare sconfinato di sabbia. Mi viene voglia di vedere che cosa c'è alla fine di questa roba qua. Per cui vedere fotografie di questo genere qua, in cui c'è il percorso seguito da rover, per me è una cosa così abbastanza che mi prende molto. Ti interrompo un attimo perché una domanda proprio cade a fagiolo su quello che si diceva prima del purgatorio. E la domanda viene da Antonella, chiede chi sceglie e decide i nomi sui luoghi di Marte? Allora, questa è un'ottima domanda. Allora, ci sono i nomi non ufficiali che noi utilizziamo, diciamo così, quando parliamo fra di noi ingegneri. E ad esempio questo è un altro meteorite che abbiamo trovato. E fra di noi abbiamo chiamato questa roccia SpongeBob perché ha un aspetto appunto di spugna. E purtroppo non possiamo utilizzare nomi di questo genere qua perché sono nomi registrati, per cui in maniera ufficiosa il laboratorio sceglie altri tipi di tipologia di nomi, e questa qua in particolare, dato che era un meteorite vicino allo scudo termico che abbiamo visitato, allora è stata chiamata meteorite dello scudo termico. Però diciamo, i nomi ufficiali, come ad esempio i nomi dei crateri, i nomi delle valli, queste c'è un'entità che si chiama International Astronomical non mi ricordo esattamente la sigla ITU, e loro sono preposti a determinare i nomi delle varie zone su Marte, ma non solo di Marte, un po' in tutto il resto del sistema solare.
Luigi chiede come viene trasmesso il segnale al rover quando si trova nella faccia di Marte non visibile direttamente dalla Terra. Non viene inviato. Noi inviamo i comandi quando c'è una visione diretta fra la Terra e il rover. Quindi noi abbiamo appuntamenti ben momenti ben determinati e quindi solo in determinati momenti della giornata marziana. Martin chiede a 5 anni, quindi c'è un forte interesse anche proprio nelle giovani generazioni, chiede perché Curiosity non aveva un drone. Io adoro le domande dei bambini, più piccoli sono e più sono interessanti. Semplicemente per il fatto che costruire un drone è estremamente complicato. Un drone deve essere estremamente leggero e deve avere delle pale molto grosse per poter riuscire a sollevarsi, per il semplice fatto che c'è un'atmosfera molto rarefatta, c'è poca aria su cui volare e quindi hai bisogno di una velocità delle pale estremamente elevata, delle pale enormi e devi mantenere un peso veramente minimo del drone. E quindi solo dopo che effettivamente siamo riusciti a sfruttare tecnologie più avanzate, materiali più avanzati, siamo riusciti a costruire un drone da inviare assieme alla Perseverance. Davide fa una domanda che chiama in campo la percezione spazio-temporale su Marte. E chiede se le distanze in chilometri sono uguali a quelle sulla Terra e come viene percepito il tempo, l'orario su Marte. I chilometri che ci sono su Marte sono gli stessi chilometri che ci sono qua sulla Terra. Il tempo su Marte direi che la maggior parte delle volte possiamo comandare il tempo sia in secondi terrestri che in secondi marziani. Quando noi specifichiamo le attività legate a una particolare ora della giornata, specifichiamo il tempo in ore marziane, quindi 24 ore, però 24 ore marziane, che circa il 2,7% è più lunga rispetto a quella terrestre. Però quando invece si tratta di specificare delle durate di tempo, tipo ad esempio per quanto utilizzare i riscaldatori, di solito noi specifichiamo il tempo in orario terrestre. Quindi quando noi diciamo che dobbiamo riscaldare un motore per 5 minuti, sono 5 minuti terrestri. Va bene, altra domanda, anzi due, le facciamo tutte e due assieme. Una che viene da Luigi, che dice: i buchi nella roccia a cosa sono dovuti? E Giuliana chiede invece se per meteorite si intende qualcosa che non appartiene a Marte. Allora, sono rocce che provengono dallo spazio profondo. Questa in particolare molto probabilmente sì, era un pezzo di Marte che è stato scagliato nella fascia degli asteroidi che poi è ritornata su Marte. Però in generale questi sono meteoriti piuttosto pesanti, sono questo qua, se non ricordo male, principalmente nickel. E il fatto di avere tutti questi buchi è semplicemente che quando entra nell'atmosfera si surriscalda e quindi bolle, quindi sono semplicemente il risultato di questa ebollizione della superficie della roccia, che poi quando arriva sulla superficie queste bolle esplodono e quindi rimangono questi buchi. Mi sembra che sia sparito
host, quindi io salgo e vi faccio vedere altre fotografie nel frattempo che si ricollega. Ci sono successi alcuni problemi con i vari rover. Questa è una zona molto pericolosa in cui è arrivata il rover Opportunity. Diciamo più o meno all'ordine dopo 200 giornate marziane siamo entrati all'interno di un cratere, un piccolo cratere, e ci siamo avvicinati a questa roccia che si chiama Wapney per analizzarla. Questa è una roccia che è circa alta 60 centimetri, 60-70 centimetri, e quindi sarebbe stato un ostacolo notevole per Opportunity, l'avrebbe distrutto se noi ci fossimo andati a sbattere. Perfetto. Paolo, Paolo, ciao, sono Michela. Sì? Intervengo io per avvisare il perché Maurizio è sparito improvvisamente, è caduta la linea elettrica a casa sua senza luce, quindi è sparito anche ovviamente il router e il collegamento, ma adesso lo recuperiamo, non preoccupatevi. Io intanto, visto che hai detto anche di apprezzare particolarmente le domande dei più giovani, un Sì. Ma paio te le anticiperei io, perché c'è Alessandro che chiede quanti chilometri. siamo ancora collegati Sì, noi? sì, sì. Ah, bene, Sì, noi siamo collegati, aspettiamo che torni Maurizio, ma bene. il collegamento c'è. Quanti chilometri percorre al giorno il rover? Chiede Alessandro di 10 anni. Allora, di solito percorriamo distanze molto brevi, anche perché sei lì per esplorare il pianeta, quindi vuoi vedere tutti i vari dettagli e soprattutto per i geologi è importante vedere come cambia lungo il percorso il terreno. Quindi di solito noi ci muoviamo fra i 20 e i 50 metri ciascuna giornata. La massima distanza che abbiamo percorso in assoluto è stato poco meno di 220 metri in una giornata, quindi distanze veramente irrisorie. Certo, quindi quando leggiamo che Perseverance nella sua prima, anzi Perseverance, scusami, ci complichi la vita con questa pronuncia, Non sono io, sono gli americani. Prenditela con loro. nella sua prima settimana, insomma, percorso pochi metri, in realtà è abbastanza normale, anche perché nella prima settimana si cerca un po' di capire a che punto è il rover, no? Come è arrivato. Sì, esatto, bisogna controllare che tutti i vari componenti siano arrivati a destinazione tutti in un pezzo e che tutto quanto funzioni correttamente prima di poter utilizzare il veicolo al 100% delle sue capacità. Parlando proprio dei rover, Beatrice chiede quanti ce ne sono attualmente su Marte? Allora, di rover ce n'è. C'è Beagle che è a pezzi, c'è Sojourner che è fermo, Spirit e Opportunity che sono fermi, c'è Curiosity e adesso Perseverance, quindi sono in tutto sei. Due funzionanti. Gli altri hanno smesso di funzionare o si sono sfracellati, o si è sfracellato. Una brutta fine. Vedo che Maurizio è rientrato, se non sbaglio, in contatto con noi. Maurizio? Sì, chiedo scusa, c'è stato un problema tecnico, è saltata la luce, per cui è saltato anche il collegamento. Sono cose che Nel frattempo succedono alcune anche domande al CTR, sono state comunque. poste ancora a Paolo. Ci avviamo un po' verso la chiusura di questa Sì. bellissima diretta e chiamerei in causa innanzitutto un vicino di casa, per certi versi, di Paolo. E chiederei appunto a Luca Dorigatti, che è il coordinatore dei Circoli Trentini, delle Trentine del Mondo, nella zona ovest degli Stati Uniti, di prendere la parola. Sì, ciao Paolo, mi sentite tutti? Sì. Ah,
Io vivo a Palo Alto, in California, sono il tuo vicino di casa. Parlando di targhe automobilistiche, se vedi una macchina con la targa Trentin, sono io alla guida. quindi, volevo sapere brevemente se hai mai avuto qualsiasi tipo di collaborazione con il laboratorio di Livermore o con il laboratorio di accelerazione lineare qua di Stanford, lo SLAC, se avete voi qualche interazione anche professionale con loro. È probabile con Livermore, ma con lo Slack non penso. Abbiamo diverso personale che viene da Stanford, quello sì, ma non penso che lavorino con quella. Devi tenere presente che io non ho molti contatti con il personale più scientifico, Un secondo, diciamo, facciamo una. che non diciamo così, io sono più vicino alla parte ingegneristica che non alla parte scientifica, per cui. Parlando di ciò, io abito chiaramente a Palo Alto, nel cuore della Silicon Valley, e tantissimi dei miei amici sono italiani, ingegneri che lavorano in ambito high tech. Volevo sapere, c'è qualche altro, c'è una grande presenza anche all'interno della NASA o dove lavori te di italiani, come c'è qua da noi in Silicon Valley? Qua da noi in Silicon Valley la presenza italiana è massiccia, soprattutto persone più o meno della nostra generazione, insomma. Ora negli ultimi anni le cose sono un po' cambiate, ma la nostra generazione ha una massiccia presenza di ingegneri e di persone che lavorano in ambito tecnologico, insomma, anche da voi c'è una presenza italiana nutrita. Non tanto, in particolare nella sezione dove lavoro io ci sono circa una dozzina di studenti che provengono dal Politecnico di Torino e Politecnico di Milano, però diciamo così, di assunti regolari siamo forse meno di 10, non siamo in tanti. Hai accennato, ora non vorrei prendere sopravvento in questa diretta, hai accennato Politecnico di Torino, a parte mia moglie essere di Torino, ma qui in Silicon Valley tantissimi studenti, ex studenti di Torino sono venuti qua grazie ad un loro ex professore che ha un po' portato qua tantissimo talento. Ora poi ho sentito che te hai vissuto anche in Oregon, ora poi lui si è mosso adesso a Bend in Oregon, aprendo un'azienda sua di software. Sai se per caso tramite l'azienda per la quale lavori te ci sono dei collegamenti diretti con i vari politecnici italiani o è stata una cosa questa che è successa qua da me, è stata una cosa più che altro derivata da dei contatti personali e quindi un'iniziativa soggettiva? E abbiamo collegamenti diretti fra il Chief Scientist e il Politecnico di Torino e di Milano, quindi quella è una collaborazione ben stabilita. E, al momento attuale, questo per fare delle internship, quello che in Italia viene chiamato stage. Al momento attuale queste sono fatte tutte quante in remoto per causa Covid, ovviamente, però in remoto all'interno degli Stati Uniti, quindi non dall'Italia. E quindi se da cosa interessa posso fornire il nome del contatto, la persona da contattare qua al laboratorio. Chiudendo, visto che parli di contatti, volevo farti noto che a Los Angeles io rappresento e collaboro con l'Associazione Trentina del Mondo per la costa dell'Ovest, c'è un'altra persona che collabora
per la costa dell'est, a Michael Pichieri di New York, presidente anche del Circolo Trentino di New York. E parlando di circoli, volevo farti sapere anche che c'è un circolo a Trentino, a Los Angeles, chiamato Southern California Club, che ha sede a Los Angeles, e se avessi piacere ti potrei mettere in contatto con loro, anche se le attività chiaramente nell'ultimo anno dovute al Covid sono state molto limitate, però occasionalmente promuovono qualche attività e soprattutto promuovono, anche grazie alla collaborazione con me e con il Circolo Trentino di San Francisco, c'è un Circolo Trentino molto attivo anche a San Francisco, tutte le attività, promuovono tutte le attività che sono concepite e pensate sia dall'Associazione Trentina del Mondo che dall'Ufficio Migrazione della Provincia Autonoma di Trento. Se dovessi aver piacere, sarebbe un mio onore poter in contatto mandami i loro contatti. Certo. Perfetto, ti ringrazio. Mi traduco per le ultime domande, dopodiché chiuderemo questo collegamento con un saluto da parte del presidente dell'associazione. Roberta chiede in quali pericoli potrebbe incorrere il rover su Marte. Pioggia di meteoriti, chiede. Matteo invece chiede se prima di muovere il rover su Marte vengono replicati i movimenti sulla Terra e quanto della tecnologia utilizzata su Marte vedremo in futuro invece applicata anche sulla Terra. Davide chiede se sono state trovate tracce di vegetazione o di piante. Oh mamma, tante domande. Allora, meteoriti che ci piovono sulla testa è veramente poco probabile. Però ci sono tante altre insidie, soprattutto relative al tipo di terreno che devi percorrere. E quindi quella è di certo la parte più difficile da gestire. Scusa, le altre domande mi ripeti? E se i movimenti fatti su Marte vengono in qualche modo replicati? E allora, quando siamo in situazioni molto precarie, di solito sì, replichiamo le condizioni più possibile qua sulla Terra. E in particolare quando Spirit si era insabbiato, ricordo con orrore il lavoro immane che abbiamo fatto di replicare le condizioni in cui si era insabbiato, fra cui miscelare circa 4 tonnellate di materiale per poi immergerci la nostra replica e cercare di trovare una soluzione a come fare a disincagliarlo. Quindi sì, ci sono situazioni molto precarie in cui replichiamo. Altra domanda era se la tecnologia che state utilizzando per i rover, quanta ne ritroveremo sulla Terra o quanta già ce n'è sulla Terra della tecnologia creata per guidare i rover su Marte? E direi che la parte di tecnologia che forse probabilmente è più vicina è la tecnologia relativa alla telecomunicazione. Tutte le varie tecnologie che vengono impiegate soprattutto su telefono cellulare e internet sono tecnologie di matrice principalmente sviluppata in campo dell'esplorazione dello spazio. Per quanto riguarda la robotica, i sistemi di guida assistita, in particolare mi riferisco ad esempio a quelle tecnologie che sono impiegate su macchine tipo Tesla, sono anche quelle di tecnologie di derivazione robotica come abbiamo fatto noi. 3 domande al volo con risposte sintetiche. E la domanda che è rimasta in sospeso da prima è se hanno trovato tracce di vegetazione. La seconda è di quali minerali è composto il suolo marziano. E la terza è se su Marte piove. Allora, su Marte non piove, però nevica. Su Marte l'atmosfera è così rarefatta, tale per cui
l'acqua in forma liquida non riesce a sopravvivere se non per pochi secondi. Vegetazione non l'abbiamo trovata, perlomeno fino adesso non l'abbiamo trovata, e quindi direi che fino adesso forme di vita non le abbiamo trovate. Quali minerali? Da quali minerali è composto? Minerali principalmente basalto, non so come si dice in italiano, sandstone, una roccia fatta praticamente dalla compressione della sabbia. Ecco, adesso direi che prima di passare proprio alla chiusura di questa bellissima diretta che è durata tantissimo, prima di passare la parola al presidente dell'associazione per chiudere questo appuntamento di grande successo, e se non è già stato fatto nel momento in cui non sono potuto essere collegato poco fa, ti chiederei di raccontare quel simpatico aneddoto che riguarda il tuo luogo di nascita e l'attività che svolgi. Sì, l'aneddoto è che stavo lavorando una giornata con il mio collega Scott, e Scott mi diceva: Paolo, io so che sei di italiano, però mi dici esattamente da dove vieni? E ho detto: io sono trentino, vengo da Trentino. Sì, ma dov'è che sei nato? E io sono nato a Rovereto. E mi dice: non è possibile. Non è possibile, insomma. E sì, sono nato a Rovereto, non ci credo. Devo portare la carta di identità per rivedere dove sono nato. Non capisco qual è la tua incredulità. Paolo, Rover, eto. Qui insomma era un po' scritto nel mio DNA che sarei finito a guidare Rover su Marte. A proposito di Roveretto, devo anche dire che Ivo Finotti, vicepresidente del Circolo Trentino di Toronto e curatore della newsletter di cui abbiamo parlato all'inizio, mi ha detto di riferirti che siete nati nello stesso ospedale, quindi un altro legame con il Trentino. A questo punto chiederei al presidente Alberto Tafner di prendere la parola per un saluto in chiusura di questa ottima iniziativa dell'associazione. Mi sentite? Sì. Allora vi ringrazio tutti e devo confessarvi, ho un'invidia tremenda per il Paolo. Un'invidia perché io sono un vecchio di età, ma vecchio lettore di libri di fantascienza, partendo dal vecchio Verne per arrivare a Asimov con Io Robot e compagnia bella. E quindi mi sembra di vivere un sogno. E mi piacerebbe essere al posto di Paolo Belluto. Mi piacerebbe tanto, ma probabilmente ci vuole una patente speciale. Io ho soltanto la patente della macchina, quindi per guidare su Marte forse ci vuole una patente galattica, non lo so. Però io vorrei poter chiedere a Paolo Belluto se accetta. Per me è un onore. La Trentini nel mondo prevede due titoli di onore. Uno è il Trentino nel mondo benemerito. Trentini nel mondo benemeriti hanno acquisito particolari meriti nei confronti della Trentini nel mondo e per il momento ce ne sono tre soli, uno dei quali è anche l'amico Luigi che è in videoconferenza con noi. Tre. Invece c'è un altro titolo d'onore che si chiama Trentini nel mondo ad honorem. Questo viene dato ai meritevoli di riconoscimento, sto leggendo proprio sullo statuto della Trentini nel mondo cosa c'è scritto, meritevoli di riconoscimento per i risultati ottenuti nella propria vita professionale e in qualunque altro campo dell'attività umana e che prestino particolare affezione o vicinanza all'associazione, ai circoli e alle collettività trentine all'estero. Di questi titoli di onore fino adesso non ne abbiamo dato nessuno. Ecco, io sarei orgoglioso se potessi darlo a te, Paolo, e tu lo accettassi. Io sono abbastanza imbarazzato della cosa. Sono ben felice di accettare questa tua offerta. Non so cosa dire, sono senza parole.
No, siamo noi che ti dobbiamo ringraziare, anche perché tu stai esplorando Marte. E io immagino i nostri emigrati, quando partirono alla fine dell'Ottocento, che andavano nelle Americhe, e per loro le Americhe era come per te oggi Marte, era il futuro. Ecco, io ti ringrazio e ora sarai il nostro rappresentante dei Trentini nel mondo ad honorem. Grazie e grazie a tutti naturalmente. Io mi inserisco ancora per un'ulteriore domanda, perché si ricollega a quello che diceva prima il Presidente, che è stato un appassionato lettore di libri di fantascienza. Una delle domande arrivate anche poco fa dice, cita Ray Bradbury, Landing, Octavia Butler, nomi che onorano autori di fantascienza. La domanda è se anche Paolo Belluta è appassionato di questo genere letterario e se sì, se può dirci una fra le opere che preferisce. Allora, sì, prima di arrivare al laboratorio ero un avido lettore di fantascienza. Nel momento però in cui ho iniziato a lavorare su queste missioni, ho iniziato a scoprire che, diciamo così, questi racconti di fantascienza erano abbastanza, erano un po' troppo lontani dalla realtà. E quindi mi è passata un po' la voglia di leggere fantascienza, anche per il fatto che la fantascienza la vivo tutti i giorni, se vuoi. Di libri a cui sono particolarmente legato, ce ne sono due. Uno è di Heinlein, uno è Straniero in terra straniera, per l'ovvio motivo per cui che è ambientato, diciamo così, parzialmente su Marte, la storia di un bambino che è nato su Marte, che poi arriva sulla Terra e che crea una sua, se vogliamo, religione particolare. E l'altro, sempre di Heinlein, è E la Luna è una severa maestra, in cui si racconta la storia dell'indipendenza della Luna dalla Terra. Va bene, e chiudiamo citando che arrivano saluti dal Western Canada, da Vancouver, da Rovereto, ringraziamenti dall'Uruguay, dal Brasile, dall'Argentina, dagli Stati Uniti, quindi interessantissimo viene definito questo collegamento, molto bello, grazie. Eccetera. E quindi ringraziamo veramente Paolo di questa sua presenza, di questo suo racconto, e diciamo che siamo veramente in chiusura adesso, ci sarebbero tantissime altre domande da fare, tantissimi altri complimenti che stanno arrivando da riferire, e però lasciare spazio ad una richiesta che dice se prima di chiudere Mariangela chiede possiamo vedere ancora qualche foto di Marte prima di chiudere? Quindi Paolo lascio a te proprio il compito di scegliere altre due o tre immagini che commenti tu in diretta come saluto e sigla di chiusura di questa diretta. Sì, allora, torno qua. Allora, su Marte, sulla Terra i tramonti hanno il suolo circondato dall'atmosfera rossiccia, invece su Marte viene, hai questo tipo di colorazione dei tramonti, azzurrognolo, e invece il resto del cielo è sul rossiccio. Poi c'è questa fotografia che era una di quelle che hai suggerito tu, e questa per me è una foto che è abbastanza dolorosa. Questa è la zona dove si è incagliato il Rover Spirit. Questa è la fotografia che abbiamo utilizzato per decidere il percorso, e questo era il percorso che volevamo ottenere, e alla fine qua però è totalmente invisibile, qua c'è un cratere. Sfido chiunque su questa fotografia qua a riuscire a vedere un cratere. E non l'abbiamo visto e ci siamo finiti dentro.
questa è la visione dal lato di questa zona dove c'è questo cratere e si vede parzialmente in questa zona qua. Ecco. Direi che di altre foto, no, direi queste sono le ultime foto che avevo a disposizione per voi. Bene, Paolo, grazie veramente ancora per la tua presenza. Ci chiedono anche quando ci sarà la prossima diretta. Non lo sappiamo, ve lo faremo comunque sapere, lo comunicheremo sempre attraverso i mezzi di comunicazione dell'associazione. Io a nome dell'associazione ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Era nelle prospettive che potesse essere un collegamento particolarmente interessante e coinvolgente. Lo è stato e questo ci rincuora tantissimo, ci carica le batterie. E quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa diretta, anche seguendola dal punto di vista tecnico, meno complicato sicuramente che guidare un rover, ma comunque sempre abbastanza impegnativo. Quindi grazie a Rosanna e grazie a Michela per il loro lavoro, per il loro supporto in fase di regia, e grazie ancora a tutti quelli che ci hanno seguito praticamente da tutto il mondo, e alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti, vorrei dirlo in lingua dei marziani, ma ancora non ce l'avete trasmessa. Tanti auguri. Ecco. Grazie, bello. Ciao a tutti, Marte ciao. Una volta è simbolo di guerra, adesso è simbolo di pace e di ricerca, di progresso. Credo che questa chiusura fatta dal Vescovo Emerito di Trento, Monsignor Bressan, questo riferimento a Marte, che era il dio della guerra, che adesso è diventato insomma, un simbolo di pace e di collaborazione, sia la più degna, la più bella, la più significativa chiusura di questa bellissima esperienza che abbiamo condiviso oggi, grazie alla Trentini nel mondo.